Bentornato, benvenuto caro osservatore del cielo. Io mi chiamo Luca e in questo canale YouTube parliamo di astronomia, un appuntamento quotidiano o quasi dove scopriremo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. La mia speranza, il mio desiderio nel fare questi filmati è quello di invogliarti ad alzare gli occhi al firmamento e cercare di conoscerlo un po' di più. Oggi è lunedì 9 marzo 2020, primo giorno dell'undicesima settimana, 69esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.917. A Bologna il sole è passato al meridiano locale alle 12.25 e tramonterà alle 18.13 dopo averci dato luce e calore per 11 ore e 36 minuti. Quando la volta celeste è stata tinta dai colori rilassanti del tramonto, i primi astri appaiono nel firmamento. Venere, quasi a mezzo cielo, circa in direzione ovest, è ben visibile la sera. Ma mentre nei giorni scorsi abbiamo parlato di questo pianeta compagno di inizio 2020, oggi la protagonista sarà la Luna. Selene inizierà a farci compagnia alle 17.56 nella costellazione del Leone, ma dalle nostre città dovremo aspettare una mezz'oretta perché si alza abbastanza sull'orizzonte da rendersi visibile. Andando in un luogo libero da ostacoli, verso est, tra le 18.30 e le 19, cominceremo a osservare una bella luna piena, che per la precisione accadrà alle 18.48. L'illuminazione della luna cambia continuamente a causa del suo continuo moto di rivoluzione attorno alla Terra, pertanto la fase di luna piena propriamente detta, cioè quando la parte di luna che vediamo è illuminata al 100%, ha una durata abbastanza breve. Stasera, poco dopo il tramonto, sarà il momento perfetto per fare delle fotografie alla Luna, magari inquadrandola all'interno di paesaggi naturali e urbani. Tirate fuori la vostra macchina fotografica e i vostri cellulari e divertitevi. Fatelo perché sarà anche il momento della superluna. Ma cos'è la superluna? È quando la Luna piena pare più grande del solito. Non è la definizione precisa, ma per adesso va bene così. Mi raccomando, non aspettatevi di vedere la Luna grande quanto un palazzo. La Luna ha un diametro apparente di circa mezzo grado. Le sue dimensioni apparenti cambiano nell'arco del mese, ma non di molto. Per la precisione, il diametro varia da circa 29,5 a 34 primi. Pertanto, la differenza tra le dimensioni massime e minime della Luna è circa del 15%. Ma quant'è in pratica mezzo grado? Se tendete il braccio e alzate il mignolo, l'angolo che copre il mignolo è circa un grado. Mezzo grado quindi vuol dire che è circa mezzo mignolo. Questo vuol dire che la luna in cielo sta dentro l'unghia del mignolo a braccio teso. Non ci credi? Prova anche tu. Quando vedi la luna, tendi il braccio verso di lei, alza il mignolo e cerca di capire quanto è grande. Sono misure grossolane, sì, ma ti daranno un'idea delle sue dimensioni apparenti. Ma perché proprio oggi la luna appare più grande? Perché oggi è prossima alla minima distanza dalla Terra e per la precisione si troverà a circa 357.400 km. La Luna percorre un'orbita ellittica attorno al nostro pianeta, cioè un'orbita che, per semplificare, ha un punto di minima e uno di massima distanza. Si dice superluna quando la Luna è nella fase di plenilunio o di novilunio e nel contempo si trova alla minima distanza da noi. In realtà poi è un fenomeno più popolare che di importanza astronomica. Il termine venne introdotto da Richard Knoll nel 1979 per indicare appunto quando la luna piena o la luna nuova si trovavano vicino al perigeo. Successivamente vennero introdotte altre definizioni, per cui potrete leggere un sito internet definire superluna una luna piena che per un altro sito non lo è. Comunque sia, la distanza sotto la quale la luna piena o la luna nuova è una superluna si aggira intorno ai 360.000 km. Oggi la notte astronomica inizierà alle 19.50. Se seguite il percorso della luna in cielo, la vedrete alzarsi sempre più nel corso della notte e vi sembrerà più piccola rispetto a quando l'avete osservata vicino all'orizzonte. Provate a misurare con la tecnica della mano a braccio teso le dimensioni della luna alta in cielo. Vedrete che saranno praticamente identiche. La luna gigante, quando è bassa all'orizzonte, è un effetto percettivo. Il nostro satellite passerà per il meridiano alle 0.45 di domani, illuminata al 99,7%, quindi già nella fase gibbosa calante. Domani, martedì 10 marzo, alle 4.58, la notte astronomica lascerà il passo alle prime luci del nostro amato Elio. Se vi alzate presto la mattina, potrete scorgere i nostri tre amici Marte, Giove e Saturno verso sud-est.
Il sole invece sorgerà alle 6.35, mentre la luna tramonterà alle 7.21. Una delle caratteristiche del plenilunio, e che potrete notare anche nei prossimi mesi, è che la luna sorge circa quando il sole tramonta e tramonta in prossimità del sorgere del sole. E dopo questo appuntamento, dedicato esclusivamente alla Luna, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.